C'è un articolo che stanzia le risorse e quindi siamo nella fase operativa. Nei prossimi giorni lo sottoscriveremo, questo accordo di coesione. Ci sarà un cronoprogramma finanziario e temporale che accompagnerà ogni singola opera. Tra poco voi vedrete l'apertura dei cantieri per le bonifiche del parco urbano, il parco dello sport, e entro fine anno cominceranno i lavori per le infrastrutture idrauliche. Con questo stanziamento si finisce Bagnoli, ma noi dobbiamo guardare oltre Bagnoli. Sono numerose cabine di regia nelle quali la Regione ha partecipato e ha approvato tutto l'iter. Nelle ultime due cabine di regia la Regione ha ritenuto di non partecipare ma di non motivare questa sua assenza. Abbiamo approvato in cabina di regia tutta una serie di progetti collegati all'importo del 1,2 miliardi. C'è un articolo che stanzia le risorse e quindi siamo nella fase operativa. Nei prossimi giorni lo sottoscriveremo, questo accordo di coesione, non più stanziamenti generici, ma ci sarà un cronoprogramma finanziario e temporale che accompagnerà ogni singola opera e quindi ci sarà la possibilità non solamente di avere delle certezze, ma anche di dare la possibilità di verificare l'attuazione concreta con la tempistica prevista. L'obiettivo è che Napoli, come tutto il sud Italia, possa utilizzare le risorse sempre di più per grandi investimenti strategici, evitando di distribuirle a pioggia in mille piccoli interventi che si polverizzano e che non producono nulla dal punto di vista dello sviluppo. Ci sono numerose cabine di regia nelle quali la Regione ha partecipato e ha approvato tutto l'iter. Nelle ultime due cabine di regia la Regione ha ritenuto di non partecipare ma di non motivare questa sua assenza. La cronaca dei fatti dice che la Regione Campania ha partecipato precedentemente e che non ha partecipato alle ultime due cabine di regia dove c'era un ordine del giorno che veniva conosciuto. Quindi c'è la possibilità anche eventualmente di partecipare e di sentire nella sede preposta, cioè la cabina di regia. L'assenza senza nessuna comunicazione, per quanto mi riguarda, è un dato dal quale, che non sta a me commentare, quindi la domanda può essere fatta a chi ha ritenuto di non partecipare. Troppi anni di promesse, di grandi progetti mai realizzati, noi dobbiamo parlare di cose che si possono fare e che ne possiamo fare nei prossimi mesi. Tra poco voi vedrete l'apertura dei cantieri, vedrete fisicamente, quindi poi vi invito a venire qua, ci facciamo una passeggiata insieme tra giugno e luglio, l'apertura dei cantieri per le bonifiche del parco urbano, il parco dello sport, e entro fine anno cominceranno i lavori per le infrastrutture idrauliche. 350.000 abitanti della città che trovano una soluzione a un problema idraulico che si trascina da sempre, e quindi vedrete i cantieri che si aprono e noi che lavoriamo. Questa è l'unica cosa che serve, poi tutto il resto viene dopo. Sulla colmata si sta facendo un approfondimento tecnico, come vi avevo detto. Adesso ovviamente il decreto legge ci dà anche la legittimità di poter intervenire, di poter fare una valutazione che sia quella di minimizzare l'impatto. Io l'ho sempre detto: massima sicurezza, minimo impatto. Questo è. Quindi nelle prossime settimane, diciamo, i tecnici già stanno lavorando, credo che avremo una soluzione molto positiva. Con questo stanziamento si finisce Bagnoli, ma noi dobbiamo guardare oltre Bagnoli.